Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video vlog. Oggi è venerdì 15 ottobre e questo sarà l'ultimo vlog della Vlog Week, anche se in realtà questo non dovrebbe essere l'ultimo vlog della Vlog Week. Infatti ieri, ovvero giovedì, sarebbe dovuto essere l'ultimo vlog della Vlog Week, però non è stata una giornata molto interessante, adesso vi spiego il perché, e quindi ho deciso di eliminare le poche clip che avevo registrato per registrare l'ultimo video della Vlog Week oggi, perché sarà una giornata molto più interessante. Allora, praticamente ieri è stata l'ultima giornata di interrogazioni della settimana, nel senso che oggi non avrei avuto interrogazioni né niente, quindi non avrei dovuto studiare ieri. Per oggi non avrei dovuto studiare, quindi ieri pomeriggio avrei avuto il pomeriggio libero. E quindi niente, mi sono vista con il mio ragazzo, siamo stati insieme tutto il pomeriggio e è andato via un po' più tardi rispetto al solito, e questo ha comportato che io non registrassi praticamente nulla per tutto il giorno fino alle 8 di sera. Vi avevo salutato la mattina, ma poi avevo ripreso in mano la telecamera alle 8 di sera, e quindi pubblicare un video tanto per pubblicarlo sapete che non è nel mio stile, e quindi riempiamo, diciamo, l'appuntamento con questo video qua. Secondo me sarà molto più interessante perché oggi comunque sarà una giornata in cui facciamo qualcosa. Allora, al momento sono le 4:30 perché sono appena rientrata a casa da scuola. Oggi era l'ultimo giorno e avevamo la giornata lunga. Tra l'altro settimana prossima sarà l'ultima settimana con ben 3 rientri, perché poi torneremo a un orario che avevamo prima del Covid, poi comunque vi racconto. E niente, quindi io sono appena tornata, abbiamo una quantità industriale di cose da fare questo weekend, quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Prima cosa direi che svuoto lo zaino, metto a posto i vestiti e mi cambio. Ok, sono passata anche in cucina per portare il contenitore del pranzo, gli ho dato una sciacquata. E poi cosa che faccio ogni venerdì? Lavare la borraccia. Perché a fine settimana la lavo bene bene col sapone, eccetera. Invece magari tra un giorno e l'altro o non sto neanche a sciacquarla, oppure la sciacquo solo con un po' di acqua. Allora, considerate che negli ultimi giorni sono stata molto molto impegnata perché avevo un sacco di cose da studiare, quindi era già tanto che io riuscissi a studiare per le verifiche e le interrogazioni, e quindi ho accumulato in questi giorni un sacco di cose da fare sia per scuola sia in generale. E di conseguenza io sapete che sto utilizzando da settembre i promemoria, ma davvero li sto utilizzando un sacco, e quindi mi segno davvero la qualunque sui promemoria, sia dal punto di vista scolastico, ho una sezione dei promemoria chiamata scuola che utilizzo come diario, sia per i miei impegni personali, diciamo. Più che impegni sono magari cose che devo fare e che non è che siano particolarmente impegnative, quindi me le segno direttamente sul promemoria, così che non sia necessario appunto scrivere sul calendario. Quindi adesso consulto questa lunghissima lista composta da 23 cose e vediamo di farle un po' tutte. Ok, vedo già una cosa che sto rimandando purtroppo da giorni. Devo chiamare per informarmi per il regalo di compleanno della Franci. Quindi adesso chiamiamo il numero. Ieri ho provato a chiamare ma avevano già chiuso il negozio, e quindi richiamiamo. Sì, ciao, buongiorno, sono Valeria, volevo chiedere un'informazione. Ok, questo è stato facile. Adesso devo programmare i prossimi video perché negli ultimi giorni ho fatto un sacco di screen dei vostri messaggi in direct, nei quali appunto ci sono dei video che voi vorreste vedere, e che quando io faccio lo screen dei video che voi mi dite che vorreste vedere, vuol dire che sono dei video che effettivamente mi piacerebbe realizzare e quindi che poi devo andare a inserire dentro al mio calendario. Quindi adesso programmo un attimo i prossimi video, perché avendo fatto la Vlog Week sono stata, diciamo, in pausa dalla registrazione dei video in postazione per una settimana, e quindi adesso mi rimetto un attimo al lavoro. Metto in sottofondo un po' di musica. Vado a mettermi la felpa perché inizia a fare un po' fresco, e per lo stesso motivo adesso mi preparo la merenda e mi faccio una tazza di tè. Direi che accendo i led perché inizio a non vedere più nulla, e adesso sono qui con la mia bella tazza di tè e sono qui davanti al computer perché devo rispondere a delle mail e quindi devo fare un po' di cose noiose, e quindi facciamolo.
amici, è arrivato quel momento, il momento di lavare i pennelli perché sono un po' sporchi, ce ne sono alcuni che sono sporchi letteralmente da settimane, tipo quelli, ovvero quelli piccoli che utilizzo per gli occhi. Eccoli qua, perché sono sporchi, non li utilizzo praticamente mai. Poi ci sono anche quelli per il viso che sono un po' sporchi, tipo questo qui del blush che, ops, che utilizzo praticamente tutti i giorni, quindi è un sacco sporco. E adesso mi è venuto anche in mente, vabbè, me ne stanno prendendo la metà, che devo lavare anche quello che c'è dentro la palette che utilizzo per fare le sopracciglia, perché lui è lercissimo. E un'altra cosa lercissima, la spugnetta, la, diciamo, beauty blender. Quindi adesso laviamo tutto. Ed ecco qua, ho appena finito, per fortuna ho pochi pennelli, quindi ho fatto in fretta. Penso sia arrivato quel momento della serata. Accendere lei, ovvero la mia candela, quella che fa il rumore del camino, diciamo. Madonna, l'odore che emana è qualcosa di assurdo. In tutto ciò, amici, io ho questo pacco in camera già da un paio di giorni e non vedo l'ora di farvi vedere il contenuto. Vi faccio dare una sbirciata, ma comunque vedrete queste cose nei prossimi giorni su Instagram. Abbiamo cenato con le piadine e lo so, Franciu, e stiamo giocando alla Wii. Vai, che ti aspetti? E tu? La Vespa Teresa. La Vespa Teresa. Vabbè, sei impazzita. Aiuto, che ansia. Vabbè, dai, vai da sola. Adesso mi racconto. Valentina, ma vedi, ti fermi? O vuoi correre ancora un po'? Uffa! Super Mario Bros. Wee! Però dove escono? A caso? A caso? Vai con Glitch! Via! Sono mai morte? Io sì. Bene amici, penso sia arrivato il momento di andare a dormire, tra poco penso che mi addormenterò, adesso comunque mi metto nel letto, magari guardo qualche video su YouTube perché non ho molta voglia di guardare Netflix, anche perché non sto guardando serie TV, se non vabbè sto facendo il rewatch di How I Met Your Mother, ma diciamo che avendola già vista è una cosa che guardo quando ne ho voglia. E non è un appuntamento fisso, diciamo, e mi sono un po' allontanata dal mondo di Netflix perché sono molto piena di cose da fare, quindi lo sto guardando un po' meno, però adesso vediamo se riusciamo a reinserire magari questo genere di cose nella mia routine, e anche l'allenamento importantissimo che non mi alleno ormai da mesi. Comunque nulla, domani sarà una giornata piena e uguale anche domenica, probabilmente vloggerò qualcosa, quindi poi comunque vedrete le giornate, se non su YouTube anche su Instagram volendo. E nulla, vi mando un grosso bacio, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate tanti pollici in su. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con tanti nuovi video e scusate se alla fine questo video è uscito con un giorno di ritardo. E nulla, spero vi sia piaciuto lo stesso. Ciao amici, alla prossima!